In 7 anni la provincia di Lecce ha registrato una progressiva diminuzione dei residenti, uno spopolamento che va dagli 806.412 abitanti del 2014 a 791.122 del 2019, una contrazione pari a meno 15.290. A perdere residenti sono i centri minori e più distanti dal capoluogo, dove più marcata è la polverizzazione dei comuni e dunque dei servizi. Qui il tasso di decrescita demografica è 3 volte quello italiano. Però appunto i fattori sono diversi. Sicuramente quanto più sono sprovvisti di servizi questi comuni o questi paesi, perché spesso parliamo anche di frazioni, quindi meno servizi rendono meno ovviamente abitabile e vivibile queste realtà e si creano di conseguenza anche meno opportunità di lavoro. Un cane che si morde la coda. Noi abbiamo bisogno di strategie complesse che sappiano attrarre nuovi residenti, soprattutto una fascia in età produttiva, che sappiano dare occasioni di lavoro, diciamo, permanente, quello che i tecnici chiamerebbero capitale quotidiano per l'economia fondamentale. Cioè noi abbiamo bisogno di gente che sappia tornare alla terra e produrre cibo, che non si ferma mai. Abbiamo necessità di produrre servizi come la scuola, appunto, come le telecomunicazioni. L'università nel corso degli ultimi anni ha intrapreso un percorso di maggiore appeal sul territorio e quindi sono cresciute le iscrizioni e le iscrizioni dell'ultimo anno a maggior ragione danno conferma del fatto che anche i giovani, anche insomma per via della pandemia, stanno capendo anche l'importanza di studiare sul territorio. È ovvio che le occasioni di lavoro e quindi il contesto in cui si trova l'Università del Salento rende più difficile la sfida e la competizione rispetto ad altri atenei.